Per la coppia d'attacco di Christian Bucchi, tutto confermato invece, 10 undicesimi confermati da Alessandro Nesta rispetto alla squadra che ha battuto il Crotone due settimane fa. L'unico cambio è Ngawa, che con Letizia e in prota esterni e il terzetto difensivo composto da Massimo Volta, da Bemonesi. Sono molto bassi, molto schiacciati gli esterni del Benevento in questo. Avanza ancora Cremonesi, cerca Falasco, si sgancia Vido, servito corto invece Dragomir, l'anticipo di Viola, poi dato la gara contro i marchigiani dopo soltanto un minuto con il gol di Massimo Coda, poi l'autorete di Volta e il suo in extremis sul Padova. E quelli con pressione Letizia, un gol per lui in questo campionato a Carpi, inutile visto che poi il Benevento si è fatto rimontare. Il possesso palla parla chiaramente a favore del Perugia. Bucchi sta in... L'approccio alla partita proprio per evitare di dare fiducia al Benevento, un Benevento che sa essere devastante in condizioni emotive sicuramente migliori di quelle attuali. Dragomir a sinistra ancora per Fassimo, europeo under 21 che si giocherà in Italia con Luca Vido che sarà sicuramente tra i protagonisti. Spagnolo, pallone troppo lungo però, facile preda di Gabriel. Già ripartito il Perugia con Falasco. Dragomir, Bianco, è partito Melchior. Minuti, Benevento che però dà diversi strappi in fase di assalto al pallone che mettono molto in difficoltà gli umbri. È tornato in marcatura Falasco su Billong, cliente scomodo, palla che arriva allontanata in qualche modo da Ngawa, è finito a terra, nuovo ancora ad impostare da dietro con Ghiomber e poi Dragomir. Si prende palla tra le linee il romeno ex Arsenal. Sinistra per Falasco. Melchiorri, la sponda per Dragomir. Falasco. Di nuovo il romeno, poi Melchiorri. Sono dove però c'è Dragomir, potrebbe anche andare al cross con il mancino morbido, deviazione Montipola, ma anche all'esordio a Brescia con il rigore di Vido nei secondi finali. Avanza Cremonesi. Cerca Dragomir, tra quattro avversari va a terra. La stagione del Perugia che è finita a Venezia con Alessandro Nesta, e Nesta che è rimasto sulla panchina anche nonostante qualche playoff. Santo Padre invece ha scelto di dare massima fiducia a Nesta proponendogli anche il rinnovo del contratto. Lungo per Letizia di testa, anticipato proprio da Dragomir, poi fa la 46. Bianco, Nesta quasi accompagna con i passi in panchina la manovra da Kingsley a Vido. La sponda per Dragomir, cross di prima intenzione, ribattuto Cremonesi. Ancora per Falasco, poi Dragomir, solito movimento in profondità a cercare lo Pescara, atteso domani alle 15 da una gara molto importante per il suo cammino, quella contro l'Ascoli di Vivarini. Ascoli favorito, aprendo la crisi del Benevento, però bravo in chiusura. Parte velocemente Asensio che chiama palla, troppo lunga però per lo Spagnolo. Dragomir. Berre. E la palla che ha perso poteva diventare sanguinosa. È un Perugia che sa fare male in ripartenza, ha i giocatori per affondare centro dove c'è il possesso palla del Benevento. Cambio di gioco invece di Dichiara, molto bravo Dragomir in chiusura su Letizia. Stavolta non sembra intenzionato, almeno per il momento, a giocare corto, anche perché ci sono in agguato sia Coda che Asensio. Allora il brasiliano con grande calma tocca per Berre, la sponda di testa per Dragomir, parte veloce Falasco, servito invece Berre, si torna da Dragomir e adesso sì da Falasco. Bianco, pallone sempre morbido, non esce Gabriel di testa, Cremonesi allontana poi Dragomir, si precipita sul pallone Kingsley, sa Falasco, viene a prendersi palla Melchiori che fa viaggiare bene il pallone per Dragomir che poi si ferma trovando tutte le strade occupate e a Pescara può agganciarlo. Letizia, cross di Sinti e scacciare via i fantasmi delle zone. Avanza Dragomir, Vido, il corri dei pali, parata efficace di Gabriel. Avanza Dragomir, uno contro due, va via Dragomir, non subisce fallo. Scorso anno 39 presenze e 7 gol per Christian Buonaiuto che aveva già giocato a Benevento in Lega Pro, è andato vicinissimo al gol del vantaggio il Benevento, adesso però deve difendersi con Dragomir che va a terra. Io
dichiara, è salito il ritmo del Benevento, il cross a cercare ancora Massimo Coda, allontana il Perugia in qualche modo, deve resistere adesso la squadra di Alessandro Nesta. Letizia perde buon aiuto ancora per Improta, stavolta va al cross di destro per Asensio che la prolunga. Dragomir viene chiamato solo da Gabriele, suo ingresso in campo per questi ultimi 6 minuti e mezzo più recupero di Benevento Perugia. Attenzione a Mustacchio per Meci contro 10 per tornare a vincere. Teio, Ricci sfida Dragomir, perde palla, poi si ferma anche Dragomir, c'è soltanto Melchiorri, preferisce allora mantenere il possesso il Perugia che guadagna una rimessa laterale molto preziosa con Vlad Dragomir, ha provato a strappargli il pallone di dosso, esce Montipò fino al limite dell'area, ha ragione lui, riparte il Benevento ma Dragomir conquista palla e allora ancora fa il trequartista, cerca Dragomir, ha un buon mancino, prova a calciare, fermato.